Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saluto in modo particolare Monsignore Vincenzo Paglia e i collaboratori del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ringraziandoli per l'impegno dell'organizzazione dell'ottavo incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia. Sono lieto di accogliere i partecipanti al corso promosso dai missionari Barbiti e l'Associazione Italiana delle Famiglie con malati affetti dalla sindrome di von Hippel-Lindau. Saluto il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, i militari di Caserta, Avellino e Napoli e i membri dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare. Auguro a tutti che la visita presso le tombe degli Apostoli sia un'occasione per rinvigorire la gioia della fede. Porgo un pensiero speciale ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi celebriamo la memoria della Vergine Maria del Rosario. Cari giovani, la speranza che abita il cuore di Maria vi infonda coraggio di fronte alle grandi scelte della vita. Cari ammalati, la fortezza della Madre ai piedi della croce vi sostenga nei momenti più difficili. Cari sposi novelli, la tenerezza materna di colei che ha accolto nel grembo Gesù accompagni la nuova vita familiare che avete appena iniziato.